Bella youtuber, sono Major300 e questo è il video di recensione dell'album che vedete qua in alto. Prima di iniziare volevo fare una breve, un attimo una comunicazione veloce. Aspetterò ancora un po' di tempo a girare proprio una nuova recensione su un gruppo hardcore, perché siccome ogni volta fare le sigle mi occupa un casino di tempo e mettendo le musiche sotto di quel gruppo rischierei magari delle volte di incappare in problemi di copyright, come mi è già successo con i video precedenti, quello dei NoFX e quello tributo agli Rich Kids on LSD, girerò poi più avanti una sigla proprio personalizzata con delle musiche a sorpresa che poi ascolterete. Quindi aspetterò ancora un po' a girarla perché non ho ancora il materiale, mi serve del tempo, quindi cercherò di andare avanti con un po' di questi video tra virgolette riempitivi, ma comunque abbastanza esaurienti. Dunque, in questo video farò un discorsetto sull'ultimo lavoro di NoFX, che è Self Entitled, uscito ieri praticamente. Dunque, quando feci secoli fa il video dei NoFX, quello dove li recensivo totalmente tutta la loro discografia più o meno, e parlavo appunto dei dischi, ho omesso Self Entitled appositamente, perché sarebbe uscito a giorni quando feci la recensione, di conseguenza volevo proprio aspettare a recensirlo da parte. Dicebbi anche che l'album non si sarebbe discostato particolarmente dalle sonorità di Coaster, sarebbe stato a mio parere, secondo il mio modestissimo parere, un po' più pesante. Da appunto modesto fan di NoFX che sono, perché mi ritengo un grandissimo fan di NoFX, ma non il fan che se dovesse vedere Fat Mike in un concerto cerca di strappargli la maglietta. Preferirei parlarci di musica assieme, perché mi piacerebbe sapere tante cose con lui, diciamo. Da questo punto di vista non sono un fan malato. E appunto dissi che quest'album avrebbe avuto sonorità riconducibile a Coaster, ma sarebbe stato un po' più pesante. Anche qui Fat Mike è riuscito nel suo intento, e anche con i fan più attaccati è riuscito a metterlo nel culo. Che cosa significa? Allora, Self Entitled è un album che potrei classificare in un genere che non so se esiste, ma lo invento io di sana pianta se non esiste, così posso diventare anche un inventore dopo quello della particella di Dio. E appunto lo definirei un album revival hardcore. Che cosa significa? Bisogna fare una netta distinzione tra revival punk e revival hardcore. In NoFX tendenzialmente tenderei a inserirli in questa, diciamo, categoria che, ripeto, non so se esiste, l'ho inventata io, ma mi piace definirli così, perché non sono veramente propriamente hardcore. Il motivo perché, andatevi a vedere la recensione di NoFX, che ne parlo anche fin troppo. Ma non si può parlare neanche di revival punk, quindi il punk è molto pulito alla violetta. Quest'album è totalmente diverso da Coaster. Qui veramente l'album è maledettamente quadrato, nel senso che le sbavature che potrebbero esserci in apertura, non so, magari il discorsetto, che ne so, quando parte Punk in Drublic c'è Efe che si scalda la voce, famosissimo nell'attacco al linoleum, o l'intro abbastanza lunghetto, quello di The War on Terrorism con le voci eccetera, cioè, qua veramente no, qua si parte subito con gli strumenti e l'album si chiude in 2 secondi, senza sbavature, veramente senza, tra l'altro senza anche tracce nascoste. Qui i Fat Mike soprattutto ha deciso di fare un lavoro molto più compatto e pulito. Dunque, complessivamente l'album è molto 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 buono. Non abbiamo particolari innovazioni melodiche a parte 2 o 3 canzoni, nel senso la formula è quella già sperimentata dei NoFX. Anche qui ovviamente ci saranno quelli che diranno: e qua sono sempre i soliti NoFX che non propongono niente di nuovo. Perché io recensioni ancora non le ho lette, non le ho trovate, ne ho trovata una più o meno, che non era proprio una vera e propria recensione, che lo reputa un album molto buono, un grande ritorno, 3 spanne sopra Coaster. Ma questa recensione, che ovviamente non cito le fonti, dice anche che è un lavoro decisamente migliore al lavoro appena precedente, che era Thalidomide the Child. Allora, io vorrei dire a questa persona che Thalidomide the Child è il primo lavoro di NoFX del 1984. Di conseguenza, secondo me, prima di fare una recensione completa su un album di NoFX e contestualizzare l'album all'interno della discografia di NoFX e dire che è stata una grande rivalsa,
Un attimo, vediamo un attimo di documentarci bene, anche perché questa persona esprimeva molto più, diciamo, piacere verso gli ultimi lavori di NoFX, quindi Coaster, i lavori comunque più approcciabili dalla massa rispetto a lavori come S&M Airlines, Ribd che ne so, Liberal Animation, che appunto sarebbero comunque i lavori di punta di NoFX, se così vogliamo chiamarli, perché sono quelli che più gettano le basi sull'etica, e in generale sulla mentalità del gruppo. Ritornando al discorso album, ripeto, l'album è perfettamente quadrato e ovviamente non hanno toppato assolutamente. Non mi aspettavo un album lungo assolutamente, perché comunque il tempo trascorso è stato poco, e poco, 3 anni comunque. In mezzo a questi 3 anni di lavori ne sono usciti, la costanza lavorativa c'è stata, diciamo, le PR core, le più belle degli ultimi 30 anni, e altre cose, anche uno o due inediti ce li hanno anche dati, My Stepdad's Cop e My Stepmom's Dam, che non è stata poi inserita in quest'album, rimane un inedito. Di conseguenza non ci si poteva aspettare un album da mezz'ora, no? Comunque un album alla Wolves in Wolves Clothing. Però, infatti, l'album è da 12 tracce e segue molto la linea di Coaster. Ma solo per la lunghezza, ripeto, per l'ottava volta, assolutamente si discosta da Coaster. Dissi nella recensione di NoFX che a me non piace suddividere la carriera di NoFX in capitoli, perché comunque la loro linea è stata comunque, bene o male, molto costante. Però, volendo fare gli spocchiosi, se con The Longest Line abbiamo segnato, diciamo, la fine... veramente dell'epoca pura hardcore di NoFX, l'inizio del revival, perché The Longest Line è stato l'inizio del revival punk, e Coaster è stata un po' la chiusura invece di questo periodo revival, se così vogliamo chiamarlo, più o meno, perché Coaster sono 12 tracce ed è un grande campionario della carriera di NoFX, perché ogni canzone è a sé ed è molto particolare, diciamo. Sembrano 12 canzoni prese a destra e a sinistra a caso dalla loro discografia. C'era lo ska, c'era la canzone più impegnata, quella meno impegnata, quella più giocosa, quella più politica e seria. Appunto, con Coaster chiudono questo secondo, se così vogliamo chiamarlo, capitolo, per partire poi con hardcore EP e bla bla bla, fino ad arrivare a Self-Entitled, che sono 12 tracce revival hardcore, se così vogliamo chiamarle, perché ogni traccia sono 12 tracce tutte punk, non c'è spazio alla tromba di Efe, non ci sono canzoni con Efe solista alla voce, Melvin canta ma da qualche rinforzo, non più di tanto. Fat Mike qui è totalmente padrone, questo qua è un album dei NoFX barra Fat Mike, soprattutto anche per il contenuto delle canzoni, perché tutta l'atmosfera generalmente è permeata dalla forte personalizzazione di Fat Mike nel contenuto delle canzoni. Con la stesura di testa è parecchio influenzata anche da eventi che l'hanno segnato nella vita privata. Infatti, analizzando qualche canzone si può trovare la canzone Sellout, che parla di come ha parlato con questa persona, con questa donna, che non ci è detto sapere chi è, che lo ha criticato, potrebbe essere, è molto probabilmente un aneddoto della sua vita recente, che lo ha criticato dicendogli che lui è un venduto, che a lei piace la sua band ma solo nei primi anni 90, quindi diciamo da Ribbed in giù, ho perso il filo del discorso, mi è morta tutta la carica emotiva, vabbè. Dunque, che stavo dicendo? Sì, parlavo di Sellout, appunto, di questo aneddoto della sua vita, di come lui torna, era andato a bere, torna alla sua Volvo, quindi qua Fat Mike ci dice che è una Volvo, e trova la macchina rigata, no, con i vetri spaccati, vandalizzata, e con la scritta venduto incisa con la chiave, insomma. Quindi insomma la canzone d'apertura 72 Hookers è a dir poco geniale, perché si attacca la canzone con il riff, comunque attacca in pieno stile NoFX, già subito dopo 5 secondi ti accorgi che sono i NoFX, non parti con dice beh, okay, non è di nuovo, sono loro, perfetto, e già lì ti inizia già a palpitare il cuore, perché dici oh, fino a qua sono rimasti loro finalmente.
E la canzone è 72 puttane, 72 prostitute, che parla di come il mondo girerebbe molto meglio, le guerre finirebbero se tutti i capoccioni si facessero fare dei gran bocchini da delle mignotte. Una canzone antiguerra visitata nella maniera di Fat Mike, veramente geniale. Dopodiché abbiamo la seconda traccia, che è I Believe in Goddess, che è la canzone più breve dell'album, che era inserita in versione demo nell'EP Ronnie Megs, nel singolo Ronnie Megs. Qui non è più di tanto rifinita, è molto simile a quella versione demo, che parla, la frase di apertura che riassume tutta la canzone: I don't believe in God, I believe in Goddess. Chi l'ha capita, l'ha capita. C'è anche la canzone stupenda, la traccia numero 4, She Didn't Lose Her Baby, che ci veniva presentata in versione demo molto più scarna, immediata, nell'EP My Stepdad's a Cop, My Stepmom's a Dumb, che parla appunto di questa donna tossicodipendente a cui gli assistenti sociali portano via il figlio, e dopodiché internano anche lei in un centro di recupero, che è una canzone iperveloce ma cantata in maniera molto melodica, probabilmente la più melodica dell'album, forse assieme a Ronnie Megs. Ma giustificata dal fatto che la melodicità non sta nella volerla rendere commerciale e accessibile, ma nel trasmettere veramente il pathos, la disperazione comunque nella situazione generale che vive questa persona, che non ci è dato sapere se è un aneddoto vero o falso, o comunque inventato di sana pianta. Una canzone molto interessante, che è probabilmente quella che mi ha colpito più dell'album, non tanto per musicalmente, diciamo, cioè anche musicalmente perché è molto bella, ma più che altro per il contenuto, per il testo, diciamo, che da quello che ho capito io, perché io adesso vi sto parlando del contenuto delle canzoni, io non mi sono assolutamente letto testi, non ho l'album originale perché l'ho ordinato e mi deve arrivare dagli Stati Uniti, di conseguenza io quando l'ho acquistato, che ho effettuato il pagamento, mi è stato dato un link per scaricarlo, quindi io mi baso sui testi da quello che ho capito ascoltandolo, quindi se sbaglio nei commenti, che qualcuno ha capito qualcosa di diverso che è corretto, mi corregga pure, perché io sono qui apposta, però cioè se sbaglio. E la canzone che mi ha colpito di più come contenuto è The Psycho Fan Others, che vuol dire i miei psicopanti, diciamo. Per chi non lo sapesse, i psicopanti sono quelli che predicano bene, che predicano il falso, diciamo. Che cosa vuol dire? È inteso qui come... questa canzone è rivolta, Fat Mike la scrive alla gentaglia come me, che cerca, secondo lui, secondo il suo parere, che secondo me non è poi così giusto, perché io, cioè, è assurdo che mi metta a contestare il suo parere, che è il suo pensiero, però involontariamente Fat Mike non fa quello che dice di fare, perché lui inevitabilmente fa revival hardcore, ma lui in questa canzone, Fat Mike si rivolge ai deventi come me, dicendo che è inutile che cercate di dire che io innovo, cioè effettivamente si rilancia un po' sell out, effettivamente io se i primi tempi ho fatto hardcore eccetera eccetera, ma adesso è inutile negare che sto facendo revival punk, comunque un punk molto più alleggerito. Secondo me non è proprio vero, perché comunque al di là delle musicalità che potrebbero comunque essere revival, comunque si parla di revival hardcore, quindi le musicalità sono alleggerite per rivitalizzarlo e renderlo più commerciabile, come dissi nel video recensione di NoFX. I contenuti dei testi di Fat Mike sono inevitabilmente hardcore, di conseguenza è un po' una canzone che si morde la coda, secondo me. Però è una canzone che mi ha colpito molto, perché mi sono sentito veramente chiamato in causa con questa canzone. Perciò attenzione a questo album, ad ascoltarlo superficialmente e a basarsi solo sulle canzoni. Ma si rifà a Coster? Sì, ok, parte che non si rifà a Coster. E poi al di là delle musicalità molto belle, standard NoFX ma abbastanza innovative, comunque attenzione ai testi, perché ci sono testi allucinanti. Cioè comunque anche le canzoni This Machine is For e Down with the Ship o Secret Society, porca puttana, ci ho capito ben poco niente, ho capito il senso globale, ma attenzione perché sono testi abbastanza complessi, cioè veramente. Poi ovviamente come dimenticare Ronnie Megs, la canzone, diciamo il singolo, se così vogliamo barbaramente chiamarlo, canzone politica, una delle due politiche, la più forse l'unica politica, perché anche qui è un CD abbastanza a campionario, però non così eterogeneo come Coster. L'unica canzone veramente politica è appunto Ronnie Megs, che parla
di Ronald Reagan e la Thatcher, e in generale una review dei loro sistemi politici molto riconducibili al nazionalsocialismo. La canzone autobiografica I Fairy, che vuol dire Io Fat Mike, che si riaggancia un po' col titolo alla canzone I Melvin, cioè Io Melvin, suonata da Melvin con la fisarmonica. Abbiamo la canzone undicesima, la penultima, I've Got One Jealous Again, che si riaggancia alla traccia di The War on Terrorism, We Got Two Jealous Agains, entrambe grandissime canzoni, e soprattutto dal titolo tributo all'EP dei Black Flag, Jealous Again, in cui in entrambe le canzoni Fat Mike parlava e parla dei gruppi hardcore, i suoi preferiti, canzoni tributo agli album che più lo hanno emozionato, e l'ultima traccia, che è genialissima, Christmas Has Been Exited, cioè il senso comunque della frase è che il Natale è scoppiato, nel senso, perché parla della scoperta del bosone di Higgs, della particella di Dio, che con Fat Mike qui possono tutti i religiosi, comunque i cristiani, possono andarsene tutti a casa perché non è mai esistito un tubo di niente. Quindi Fat Mike ne è veramente convinto, e parla di come il Natale ormai è irrimediabilmente rovinato, di conseguenza dice: a voi che credete, vivetevi la vostra ultima vigilia perché sarà l'ultima. In chiusura, l'album è un ottimo, eccellente, perfetto ritorno dei NoFX. Ripeto, come dissi all'inizio, perfettamente quadrato, non sbava. La canzone I've Got One Jealous Again, al penultima, è quella che ovviamente si differenzia di più da tutto l'album, ma è contestualizzata perfettamente ed è inserita bene, perché comunque è sempre pancheggiante ma solo più lenta, e vuole essere volutamente trascinata perché vuole essere veramente una sorta di tributo, come Durnails, nonostante Durnails fosse acustica. Di conseguenza cerca veramente di far ascoltare molto di più il testo che non le musiche in sé. Quest'album si potrebbe definire veramente come l'inizio di un nuovo periodo per i NoFX, veramente come una rinascita, nel senso di un genere che posso definire revival hardcore, perché qui veramente, ragazzi, nel 2012 un album come Self Entitled io sinceramente non saprei dove trovarlo, ma veramente, cioè, non so se esiste un gruppo che tira fuori un album del genere, veramente, perché, ma in tanti generi, cioè nel metal veramente, non so, è veramente, vorrei davvero vedere se nel metal, ad esempio, che conosco molto superficialmente, se esiste un gruppo storico che nel 2012 lo rivitalizza con una purezza, una chiarezza di idee e una perfezione come hanno fatto i NoFX ieri, praticamente, perché appunto qui dentro c'è non così tanta politica come mi aspettavo ci fosse. È un album iper attuale con Fat Mike veramente alle stelle, qua è tutto Fat Mike quest'album. La batteria veramente notevole, incredibilmente veloce, Smelly non ha perso smalto assolutamente, le canzoni sono mixate eccellentemente, pesanti come devono essere, ma veloci, sono appunto tutte veloci, a parte Ronnie Mags, Secret Society e I've Got One Chills Again, sono tutte veloci, la classica base NoFX, e appunto io ve lo consiglio fortemente. L'unica cosa è un album che, per chi non conosce NoFX, non lo consiglio, nel senso che non te li fa comprendere appieno, perché per conoscere NoFX, ripeto, bisognerebbe ascoltarsi, penso, due album che secondo me sono SNM Airlines e Punk in Drabic, più che altro per la grande diversità, per sapere come NoFX portano avanti il loro discorso. Questo è un album per chi NoFX già li conosce bene e sa dove vogliono arrivare, perché se uno ascolta Self Entitled e poi guarda il fesso che sono io e dice che NoFX sono hardcore, dice: no, aspetta, questo qua non mi sembra assolutamente hardcore. E perché, appunto, ripeto, per la centesima volta, per me questo disco è revival hardcore, perché rivitalizza un genere che non è punk, se così vogliamo chiamarlo, cioè è punk ma non è punk, e soprattutto qui NoFX, Fat Mike parla a non tanto ai fan generici, ma a quelli che pensano di essere intenditori ma non capiscono un cazzo, come me effettivamente, e dice: guarda che tu parli ma non capisci un cazzo, io non ho fatto tutto quello che dici te. E ripeto, secondo me non è poi così vero, perché involontariamente Fat Mike qua
ha ulteriormente si è ulteriormente morso la coda, diciamo, perché quest'album è geniale, è perfetto, quadrato. Se avete adorato Koster per la sua eterogeneità, probabilmente non lo apprezzerete appieno quest'album, perché non, perché si apre alla veloce e si chiude alla veloce. Non aspettatevi uscite particolari. Gli assoli di chitarra ci sono, ce ne sono due o tre veramente ottimi tecnicamente, l'F è perfetto, le ritmiche di Melvin allucinanti, ormai veramente Melvin è un chitarrista veramente ottimo. E appunto è un album grandissimo, grande ritorno dei NoFX, non deludono. L'album non è lunghissimo, è fatto apposta, si chiude velocemente di modo che tutto lo possa ascoltare. Recensioni ancora non ne ho trovate, mi andrò a leggere ancora qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, al Corriere del Tubo.